Siamo molto contenti per quanto accaduto in Senato. La ricerca della verità e della giustizia appartiene a tutti gli uomini di buona volontà e il Senato ha dato prova di volere chiarezza e trasparenza sulla vicenda di Emanuela. Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, commenta così la notizia che la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha autorizzato l'istituzione di una commissione d'inchiesta per indagare sul caso della sorella e su quello di Mirella Gregori. Emanuela sparì da Roma il 22 giugno del 1983. Mirella sparì sempre dalla capitale il 7 maggio dello stesso anno. 40 anni dopo, delle due giovani donne non si hanno più notizie. Una nuova commissione d'inchiesta cercherà di capire se esiste un legame tra i due casi. Le nuove indagini si aggiungeranno ai due fascicoli recentemente aperti dal Vaticano e dalla Procura di Roma per far luce sul caso Orlandi. L'iter di approvazione della commissione si era fermato dopo delle recenti dichiarazioni di Pietro Orlandi nei confronti di Papa Wojtyla. Dichiarazioni che per il fratello di Emanuela erano state equivocate e che sono state superate quando Papa Francesco, il 25 giugno scorso, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia Orlandi. Per Pietro, il messaggio del Papa è un segnale di cambiamento che è servito alla soluzione positiva sulla commissione d'inchiesta. È finalmente finito il tempo in cui non si cerca la verità. Il Parlamento non potrà che essere determinante. Anche Antonietta Gregori, sorella di Mirella, ha espresso soddisfazione, dicendo: «L'appello ai politici di farsi forza e di andare avanti con coraggio senza fermarsi evidentemente ha fatto breccia nelle loro coscienze. Sono veramente contenta». Uno degli elementi che collega i casi di Emanuela e Mirella sono delle misteriose chiamate ricevute da entrambe le famiglie. Una di queste colpì particolarmente i Gregori. Dice Antonietta: «Chiamarono al bar, quello gestito dai genitori. Mio padre sentì che c'era questo famoso americano che gli disse di prendere carta e penna. Disse: "Scrivi queste cose" e fece l'elenco dei vestiti che mia sorella indossava il giorno in cui era sparita. La descrizione che quell'uomo fece dei vestiti di mia sorella era impressionante. Come poteva conoscere tutti gli indumenti che indossava quel giorno? Speravamo che ci fosse un riscontro dopo quella telefonata, ma non successe nulla. L'uomo chiamato americano, per via dell'accento inglese che aveva, avrebbe telefonato anche alla famiglia Orlandi. Chiese a entrambe di negoziare il rilascio di Emanuela e Mirella in cambio della liberazione di Ali Agca, il terrorista turco che tentò di uccidere Papa Wojtyla nel 1981. Agca fu poi graziato e rilasciato nel 2000. Tutto questo, però, creò un forte legame tra la storia del terrorista e quella delle ragazze, tanto che i due casi vennero considerati una sorta di intrigo internazionale. Ma se la verità fosse un'altra? L'attenzione della commissione si concentra sul lavoro dell'avvocato Walter Biscotti. L'avvocato ha ipotizzato la presenza di un pedofilo o di un serial killer, analizzando dei dati emersi da un dossier presentato dalla polizia nel 1983 a Domenico Sica, il primo magistrato che si occupò del caso. Il dossier conteneva un elenco di 177 persone scomparse, tutte di sesso femminile, 39 delle quali erano scomparse da Roma e dintorni tra il 1982 e il 1983. L'età media delle donne scomparse è di 15,7 anni. Tutti i casi sono stati verificati e l'attenzione si è concentrata su 34 episodi. Biscotti ha affidato l'indagine analitica ai criminologi Franco Posa, direttore scientifico dell'Istituto Neurointelligence, e Jessica Leone, una sua collaboratrice. Secondo i due esperti, 6 ragazze, tra cui Emanuela e Mirella, con un'età media tra i 15 e i 18 anni, sono scomparse in un raggio di 2,5 km dalla città del Vaticano. In un raggio massimo di 5 km tra il 1982 e il 1983 sarebbero scomparse 15 ragazze, comprese le 6 già citate, di età media tra i 15 e i 18 anni. In poche settimane,
tra il maggio e il giugno del 1983, 16 ragazze di età compresa tra i 15 e i 16 anni sono scomparse in un raggio massimo di 14 km dal luogo in cui Emanuela è stata vista per l'ultima volta. Incrociando questi dati risulta che tra il maggio e il giugno del 1983, in un raggio di 5 km dalla città del Vaticano, sarebbero scomparse 8 ragazze di cui si sa nome e cognome. I risultati di queste indagini potrebbero aiutare il lavoro della commissione.